Ascoltato oggi al Tribunale di Pescara nell'ambito della tragedia di Rigopiano, l'ex sindaco di Farindola, Antonio De Vico, in carica dal 2009 al 2014, in relazione all'attività omissiva legata alla mancata adozione del nuovo piano regolatore generale del comune di Farindola e alla mancata convocazione della commissione Valanghe, riunitasi l'ultima volta nel 2005. Non esisteva quando lui ha Un obbligo. creato la commissione Valanghe, l'ha istituita, non esisteva un obbligo di istituire una Giuridico. commissione Valanghe, non esisteva un obbligo sulla base del quale è possibile creare e individuare una posizione di garanzia su cui si possano validamente fondare delle omissioni. Non esisteva alcun obbligo. Lui l'ha istituita, era una facoltà, è stato un esercizio virtuoso, l'ha istituita, intanto in quanto l'ha istituita avrebbe potuto essere convocata in situazioni di emergenza. Situazione di emergenza che si è verificata solo a gennaio 2017, 17, aiutatemi con gli anni perché mi sono 18 persa, gennaio 2017. 2017. Quindi la commissione esisteva perché virtuosamente l'aveva creata e in caso di bisogno era convocabile, ma non c'erano obblighi di crearla. Lui l'ha creata esercitando una facoltà, non c'erano obblighi.